Murat e la competizione. Murat e la competizione, due cose che si sposano alla grande. Spirito competitivo ce l'ho da bambino e poter ritornare comunque a sciare e competere con altri amici o comunque altre persone alla grande. Murat e lo ski bob. Murat e lo ski bob, beh, io mi prendo un po' sempre in giro, come Mazinga, è il mio componente. Murat e lo ski cross. Murat e lo ski cross è un punto dopo le Paralimpiadi con Aspen e gli X Game che mi piacerebbe provare. Ma non è un po' pericoloso? No. Beh, dopo che ci fiondiamo a 120 all'ora con la discesa libera non posso più dire che... Murat e il mal di schiena. Murat e il mal di schiena... parte di me, grande parte di me, sì, però non mi, mi permette di far tutto e mi tiene viscolo. Murat e il Vietnam. Murat e il Vietnam, grande amore per questo paese e per tutto quello che riesco a fare con l'associazione. Esperanza Acti, un'associazione di Balerna in Canton Ticino, siamo 10 amici che ci siamo impegnati al massimo per questa cosa e nel sud del Vietnam, sul delta del Mekong, andiamo a costruire pozzi, ponti, infermerie, finanziamo operazioni cardiache e controlli medici di ogni tipo. Ecco, non è proprio un paese svizzero bello ordinato il Vietnam? No, non è proprio bello ordinato, è un caos, è un formicaio, mi piace dire. E ti piace? Lo adoro, sì. Molto probabilmente perché mi rispecchia. Murat e la Svizzera? Murat e la Svizzera, ordinato, non puntuale, però vabbè, lasciamo la Svizzera molto puntuale. E orgoglioso di esserlo anche. Murat e l'Italia. Murat e l'Italia è un rapporto di grande amicizia, veramente ho molti amici, soprattutto la nazionale italiana, mi alleno anche con loro d'estate e c'è un grande rapporto con l'Italia anche, sì. Murat e i compromessi per sciare. Murat e i compromessi per sciare, non ce n'è, si scia e basta. Murat e il pietismo verso i disabili. Murat e il pietismo verso i disabili. Zero pietà, nel senso siamo persone. Per i disabili o per loro che hanno pietà? Ho più pietà per chi non ne ha di disabilità. Murat e la Corea del Sud. Murat e la Corea del Sud è un paese da scoprire e la voglia di ritornare da questo paese con una medaglia d'oro. Se vince una medaglia, Murat cosa fa? Un fioretto? Se Murat vince una medaglia, è meglio che non lo dico. Non si può proprio dire, non si può proprio. Festeggio per una settimana, sarà mio fioretto. Murat è la prima volta. Murat è la prima volta, sì. Prima Olimpiade, grande emozione. Forte emozione.